Mister Iuri Bugari, si è conclusa una settimana impegnativa, iniziata con il pareggio 1-1 a Castelbellino e proseguita con un insuccesso in Coppa Marche 3-2 all'ultimo istante col Sassoferrato Genga e una vittoria sofferta in 10 nel finale contro la Castelleonese 2-1. Sì, è stata una settimana tosta, dura, ricca di impegni, però i ragazzi hanno risposto veramente alla grande, iniziando da sabato scorso in quel campo difficile. Portare via un punto non era semplice, nonostante eravamo in vantaggio, e poi in settimana comunque la Coppa col Sassoferrato, che dimostrava che è una buonissima squadra, sofferta anche lì e siamo stati bravi, vittoria di gruppo. E poi oggi è stata molto più dura del solito, ma per demeriti nostri, perché comunque oggi ci riusciva meno le cose che sappiamo fare, però anche questa vittoria qui è molto importante per tutto l'ambiente, per il morale e la consapevolezza che ci sono anche queste vittorie qui da fare. Una stagione che è iniziata bene sia in Coppa Marche, dove il percorso prosegue, anche in campionato, dove la Castelfrettese è prima insieme alla Filottranese. Sì, io direi che è iniziato nei migliori dei modi e ai ragazzi dico che dobbiamo tenere sempre la testa al 100%, perché comunque abbiamo un buonissimo gruppo e le vittorie è vero che aiutano a vincere, ma non è facile sempre comunque stare sul pezzo, e siamo già proiettati verso sabato a Colle Marino, che sarà veramente dura, è una battaglia, quindi dobbiamo continuare su questi ritmi e su questi risultati. Un gruppo numeroso composto da 26 giocatori, anche comprendendo gli infortunati, che sono Baldelli e Perna, che ti sta rispondendo bene in tutti gli appuntamenti ufficiali, cerchi di far ruotare la rosa e loro rispondono sempre presenti. Sì, il gruppo è ottimo, eccezionale, e sono tutti a disposizione, nessuno si è mai lamentato. Io quello che dico a loro è che cerco di sbagliare il meno possibile e loro di conseguenza mi devono mettere sempre in difficoltà in ogni allenamento, in ogni partita. Grazie mister Iuri Bugari. A voi. Mister Francesco Gasparoni, una sconfitta per la Castelleonese dopo 3 vittorie di fila, ma la Castelleonese che ha dimostrato di essere in forma, è partita bene, nella prima mezz'ora ha giocato meglio, poi un episodio ha fatto andare la partita da un'altra parte. No, noi sapevamo della difficoltà della partita di oggi, ci abbiamo messo tutto l'impegno e insomma la prestazione, sinceramente sono soddisfatto della prestazione che c'è stata. Sì, abbiamo iniziato bene, dopo ci siamo un po' fermati e l'episodio esatto ci ha un po' punito. Però comunque la reazione anche nel finale della partita, nonostante la doppia inferiorità del risultato, c'è stata. Eravate anche rimaneggiati, mancavano giocatori importanti come Radi, Spadoni, Galli, quindi una Castelleonese, il portiere Francoletti, una squadra che ha dimostrato anche nelle tra virgolette seconde linee di essere all'altezza della situazione. No, ma siamo molto fortunati perché è un gruppo unito, coeso e con tutti i ragazzi di ottimo livello, e quindi riusciamo a sopperire insomma a eventuali lacune o mancanze di giocatori. È un momento del calendario molto duro, domenica altra trasferta contro l'altra capolista filottranese, che obiettivi vi ponete? Una Castelleonese che al momento non ha mezze misure, 3 sconfitte e 3 vittorie per un totale di 9 punti. Sì, esatto, noi non è che abbiamo obiettivi dichiarati iniziali, non ci sono, cerchiamo sempre di affrontare partita dopo partita con il massimo delle possibilità e niente, andremo a Filottrano come siamo venuti qui, cercando di fare la nostra partita e di giocarcela. Grazie mister Gasparoni. Niente, grazie a voi.